Intanto volevo ringraziare veramente a tutti per l'enorme sostegno che mi avete dato e mi continuate a dare dopo la brutta notizia che mi è arrivata ieri, purtroppo della scomparsa di mio zio, a cui mando anche qui su questo video un grande abbraccio e un grande bacio ovunque lui sia. Ciao zio, bello mio. Quindi grazie veramente a tutti. Ho deciso di ripartire subito perché non è stando fermi ed inermi che si reagisce alle situazioni, ma anzi ti logori peggio. Quindi è meglio andare avanti continuando a fare quello che più ti piace fare. In questo caso a me piace comunque sia condividere una passione, condividere la Roma, condividere lo sport che è il calcio, almeno mi distolgo e vado avanti. Quindi grazie veramente a tutti per il cordoglio, per le condoglianze e per la tanta tanta vicinanza e affetto che avete dimostrato ancora l'ennesima volta. Comunque, tornando a noi, mentre siamo anche in coda per cercare di prendere perlomeno due biglietti valevoli per la gara del 5 maggio, il ritorno dalla semifinale con l'Ester qua Olimpico, roba di code ab enormi, roba che c'è ancora 58.000 persone davanti, ma questo attesta l'ennesima volta l'amore dei suoi tifosi, no? Per questa squadra, perché non sono code indifferenti, sono code importanti. Comunque ci siamo e speriamo di prendere due biglietti. La notizia del giorno qual è? Quella che mi induce a fare un video, a portarlo come contenuto e a metterlo in esame, a giudizio qui davanti a voi, a tutti voi, perché riguarda Mourinho, riguarda la Roma sì, ma riguarda anche tutti gli altri, perché prendo in causa tutti quanti. E qual è la notizia del giorno? È che la FIGC ha preso in carico le parole post partita di Mourinho. Le parole rilasciate alla stampa nel dopo Napoli-Roma e le ha comunque sia prese in carico per far che cosa? Per dargli un deferimento e le ha dichiarate lesive verso Di Bello e quell'altro pupazzo che stava al VAR. Ok? Questo che cosa significa? La FIGC ha preso comunque sia a carico di Mourinho queste dichiarazioni considerate lesive. E lo vuole deferire. Deferire significa che lo sposta, il giudizio viene tranquillamente spostato, dato alla Procura federale che poi lo sentenzierà, che potrebbe essere anche una squalifica e non solo una multa. Ma Mourinho rischia anche una squalifica e non solo una multa da pagare. Però qual è quello che mi dà fastidio a me? Mourinho lo conosciamo tutti, Mourinho è crudo, è diretto così, quindi tutto quello che vede non se lo tiene, te lo dice, magari anche a volte in maniera troppo forte. Sono d'accordo, magari poco consona, però è diretto, ti viene a brutto muso, ti viene sotto a brutto muso e ti dice le cose come stanno. Ma non è che ha offeso il Napoli, non è che ha offeso nessuno. Io qui non ho mai fatto la vittima, non è che mi sono mai pianto addosso e mi sono lamentato mai, a parte due volte con questa classe arbitrale, due volte, una Gabissa e una Commaresca. Ma se andiamo a vedere, no, e parlo della mia squadra, della Roma, è una di quelle che quest'anno ha ricevuto più torti di tutti e c'ha ragione a farsi sentire. Ma perché se devo fanno bene tutta sta monnezza che quest'anno veramente ha raggiunto l'apice dell'apice dell'apice dell'apice? Perché se stanno a vedere cose che non stanno né in cielo né in terra. Si stanno vedendo cose, ma mica solo caro, ma in tutte le partite si vedono cose che non stanno né in cielo né in terra. La preparazione zero di questa classe arbitrale. L'incompetenza totale di questa classe arbitrale, che spesso e volentieri induce a pensare che ci sia pure malafede. Ma lo fa Pioli, lo fanno tutti, lo fa Simone Inzaghi, lo fanno tutti, Allegri, lo fanno, si lamentano tutti, 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 anche i piccoli, anche le squadre considerate piccoli con i propri allenatori chiedono rispetto. Perché i torti? Ci sono squadre che ne hanno ricevuti molto di più e tanti altri molto di meno, molto molto di meno. Ma bene o male, stavamo tutti sulla stessa barca. Veramente quest'anno si è raggiunto l'apice di tutto, la merda sulla merda della merda della merda, ma perché se lo devo farne bene? E mo Mourinho perché a differenza magari di Pioli o di Allegri, ti viene a muso duro, lo devi deferire, quindi sposti, ripeto, il giudizio alla Procura federale che lo potrebbe squalificare in un momento caldo.
e saliente di questo finale di stagione, di questa stagione, oltre che dargli una multa. Perché te viene a dire, le dice in maniera diretta, perché ti mette davanti agli occhi che ci abbiamo un'AIA, Associazione Italiana Arbitri Indecente. Perché te mette davanti agli occhi tutte le problematiche che ci stanno. Cercate perlomeno, capito? Cercate di dargli ancora sì un briciolo di credibilità, un briciolo di dignità a sto cazzo di campionato italiano. E c'ha ragione, questo che mi farò del culo. Che dovrebbe essere, capito? Prima di ferire e poi squalificato, perché se ci mettono dichiarazioni lesive, me sono de squalifica, me sono, non solo de multa, ma de squalifica. Me farò del culo. Perché in un modo o nell'altro se stanno a far sentì tutti. Ma il pregio dei Mourinho è che te dice proprio in maniera cruda, non è che ti ci fa arrivare, te lo dice in faccia. Perché oggi, qua non vuoi, la Roma è una di quelle più tartassate in questo campionato. Ma nessuno piange, nessuno sta a fare qua il piangina. Però se permettete me lo del culo se me lo squalificano. Semplicemente perché porta avanti le verità. Ma che poi vediamo tutti queste verità, sappiamo, le vediamo tutte, tutti quanti, le sappiamo e le vediamo tutti. Ma nonostante tutto, cerchiamo sempre di andare avanti, perché la nostra passione, la passione e l'amore per i nostri colori supera ogni problema. Ma quest'anno si è raggiunto l'apice di tutto. Quest'anno si continuano a vedere cose inesistenti da una classe, ripeto, arbitrale, che riesce a fare danni, oltre per incompetenza e mala preparazione, ma soprattutto con l'ausilio della tecnologia. Il VAR sta diventando un danno irreversibile all'interno del calcio italiano, perché non sono in grado di gestirlo e usarlo. Quindi spero solo che vi limitiate a dare una multa, la classica multa che se dà, e non lo squalificate, perché va detta la verità in faccia, perché va detto l'ennesima volta la verità in faccia. Ripeto, tante volte sbaglierei i modi perché sono troppo crudi e duri, ma vi dice la verità in faccia. Fatemi sapere quello che pensate voi, perché poi coinvolge tutti, stiamo assistendo tutti a quello che gli arbitri stanno facendo sul campo. Milanisti, interisti, juventini, tutti, aralantini, napoletani, tutti, tutti. Fatemi sapere quello che pensate voi. Io abbiamo detto, la via ve l'ho detta. Se siete d'accordo col sottoscritto, lasciate un bel pollicione. Buona giornata a tutti e sempre forza grande Roma.